stessa piazza, ne approfitto, ho fatto una lettura per ringraziare Ivan Facenda. Qualcuno parla della tecnologia, di quanto il comune ha investito. Questa è una piazza con il wifi, con il free wifi, e siamo intervenuti su questo anche per quanto riguarda il restyling del parco giochi di via Aldo Moro, con degli interventi che erano attesi per dare la possibilità ai cittadini della frazione di Colonia di andare ad usufruire degli spazi all'aperto, soprattutto nella fase più delicata, che era quella dell'emergenza sanitaria. C'è da implementare ancora la videosorveglianza, alcuni tratti, l'incrocio di via Martin Luther King, il parco di via Aldo Moro osservato dalle telecamere. C'è da implementare soprattutto nella parte bassa della frazione ulteriormente la videosorveglianza, e lo stiamo facendo in questi giorni, in queste ore, con ulteriori interventi. Ma mi chiedo, loro in 5 anni dove sono stati sul tema delle fonderie Pisano e quali battaglie hanno portato avanti sul tema delle fonderie Pisano? Se qualcuno crede di fare la battaglia per poter entrare in consiglio comunale per poi costruire, sono candidato anche al prossimo mandato al qualora passa la legge elettorale. Qualcuno porta già pensioni di un mio... Se lascio il territorio di Pellezzano, non lascio il territorio di Pellezzano, guardo con attenzione alla politica, ho ambizioni politiche che non si nascondono, ma soprattutto abbiamo la dignità politica, oltre che quella personale, di saper guardare in faccia i cittadini, ma soprattutto di aver dimostrato in questi anni di come si amministra la cosa pubblica, e soprattutto che grazie a dei giovani che si sono messi in discussione, ma soprattutto con capacità e forza di abnegazione, sono intervenuti sul tema importante, riportando Pellezzano nel giusto scenario politico provinciale e regionale. Oggi Pellezzano è guardato con attenzione, altri devono ancora parlare di quelle che sono le logiche personali, di portare il dibattito politico alla scadenza elettorale del 2018 per ricordare i 20 anni di fallimento politico dell'ex sindaco che si contrappone attualmente a me. C'è ancora bisogno di ritornare a quella, e vedo questa sera presente, a parte alcuni componenti della mia squadra che facevano parte di quello schieramento, anche l'avvocato Trigiano qui presente insieme a noi come all'apertura della campagna elettorale, e sapete benissimo a che cosa si sta disposti nel 2018. Due sentenze, TAR e Consiglio di Stato, hanno certificato l'incompetenza politica anche nel compilare una lista elettorale per gareggiare democraticamente a una battaglia. 5 anni fa noi abbiamo combattuto comunque contro 2 compagini politiche, perché se ricordate si sono coalizzati, sono stati presenti con lo stesso rigore e con lo stesso odio su tutti i palchi. Io stasera ho voluto raccontarvi quello che abbiamo fatto, quelli che sono i progetti futuri.